Nel mio video su Kalulu alla Juve mi ero immaginato che Federico Chiesa potesse venire accostato al Milan. Nel mio video su un ipotetico effetto domino del mercato italiano mi ero immaginato che Salme Kers potesse venire accostato alla Juve. Stupidamente però non avevo fatto uno più uno. Ma negli ultimi giorni è uscita una notizia che si inserisce perfettamente tra questi due discorsi. Oltre all'affare Kalulu, Milan e Juve potrebbero iniziare a pensare a uno scambio proprio tra Chiesa e Salme Kers. Se è vero o inventato non lo so, ma per me ha perfettamente senso per tutta una serie di motivi. Salme Kers per tutto l'anno scorso è stato allenato da Thiago Motta, ha giocato spesso titolare e tra i due sembra essersi creato un ottimo rapporto. Da noi Alexia è tornato quest'estate e ha anche ricevuto i complimenti di Fonseca, ma al netto di qualsiasi dichiarazione credo che alle giuste condizioni comunque possa ancora partire. La Juve ha messo Chiesa fuori dal progetto e Federico, stando a quanto ci raccontano da mesi, si sente ancora un giocatore di primissimo piano e quindi non vorrebbe andare a giocare in squadre di media classifica. E poi ci sono anche gli ultimi due tasselli che si incastrano perfettamente in tutto questo puzzle. Il primo riguarda la questione liste, che vedo sta attirando sempre più attenzione tra i tifosi milanisti. Chiesa è italiano, Salme Kers no, e con questo scambio quindi la questione liste verrebbe chiusa. Il secondo tassello riguarda i cartellini di Alexia e Chiesa, e sembra possano avere entrambi un valore simile, tra i 12 e i 15 milioni, valore che permetterebbe alla Juve di non fare una minusvalenza su Chiesa, ma è anche quello che il Milan più o meno chiede per Alexia. Insomma, ci sono tante cose che mi fanno pensare che uno scambio tra questi due non sia così campato per aria. Far quadrare proprio tutto non sarebbe facilissimo, dato che Chiesa alla Juve prende 5 milioni, mentre Salme Kers con 1,3 è uno dei meno pagati al Milan. Ma forse neanche questo sarebbe un problema. Da qualche giorno è stato ufficializzato che il nostro nuovo numero 9 sarà un nostro vecchio giocatore, Luka Jovic. Non commento questa notizia perché non saprei neanche cosa dire, ma se la collego a questo mio viaggio mentale, un ipotetico scambio tra Salme Kers e Chiesa mi sembra ancora più sensato. Il Milan accantona l'idea di prendere un nuovo numero 9, tiene Morata, Jovic come suo sostituto e Okafor come Jolly. A questo punto cede un esterno polivalente come Salme Kers e ne prende un altro che può giocare sia a destra che a sinistra, ma all'occorrenza anche come falso 9. E se in origine c'era l'idea di prendere un altro attaccante oltre a Morata, significa allora che i soldi per il suo ingaggio già erano stati stanziati, soldi che a questo punto verrebbero dirottati sull'ingaggio di Chiesa. Non mi sembra folle pensare che nei prossimi giorni un discorso su questo scambio possa essere intavolato, ma la domanda che mi pongo ora è un'altra. Avrebbe senso questo scambio per il Milan? Avrebbe senso prendere Federico Chiesa e lasciare andare Salme Kers? Onestamente non lo so. Come tutti in Italia, in passato ho adorato Chiesa, non nel senso religioso del termine. Speravo che Federico venisse al Milan prima che andasse alla Juve, e nel 2020 l'avrei preso insieme a Tonali per formare uno zoccolo duro di italiani forti e giovani. Fino al 2021 ero convinto che Chiesa potesse diventare un top player, e forse ero tra coloro che addirittura lo preferivano a Leao, o quantomeno pensavo che i due si potessero paragonare. Chiesa mi è sempre piaciuto. Oggi siamo nel 2024, e se devo guardare ai fatti, se devo guardare alla realtà e non al mero potenziale, Federico Chiesa non è mai diventato il top player che si pensava diventasse. Oggi ha 27 anni, ha alle spalle una rottura del crociato, da due anni è spesso out per colpa di quell'infortunio, e per finire, in questo momento ai margini della Juve. L'anno scorso veniva criticato Allegri perché sembrava l'unico al mondo non in grado di sfruttare il potenziale di Chiesa, e anch'io un po' la pensavo così, dato che per me Chiesa doveva fare l'esterno, ma neanche da esterno Chiesa è stato continuo negli ultimi due anni, vuoi a causa dei continui stop, vuoi perché il gioco della Juve non lo aiutava. Una volta andato via Allegri però, la situazione di Chiesa alla Juve non è migliorata, è anzi naufragata. Il discorso rinnovo è andato in stand by, forse perché Federico sperava di sfruttare l'europeo per mettersi in mostra, ma anche in Germania, anche con la nazionale, il vero Chiesa si è visto pochissimo, e anche Spalletti, come Allegri prima di lui, non è riuscito a trovare una giusta collocazione per Chiesa. Esterno largo a destra, poi ala, poi esterno a sinistra, poi quasi seconda punta, nel mezzo anche una panchina contro la Croazia, ma soprattutto la solita frase che ormai accompagna Chiesa da anni: sta facendo male perché non sta giocando nel suo ruolo. Una frase che in parte capisco, dato che anche per me Chiesa deve fare sempre l'esterno d'attacco, ma allo stesso tempo una frase che mi fa pensare. Mi sembra che ultimamente, ovunque giochi, Chiesa non convinca mai. Si dice sempre che non sta giocando nel suo vero ruolo, e sto iniziando a pensare che forse questo ruolo neanche esiste. Ora come ora, mi sembra che Chiesa sia finito in un loop tattico che nessun allenatore è in grado di spezzare. Neanche Thiago Motta, allenatore che l'anno scorso al Bologna ha valorizzato quasi tutti i giocatori offensivi, ma che una volta arrivato alla Juve, come prima cosa ha messo Chiesa fuori dal progetto. Se Allegri non sapeva tirare fuori il meglio di Chiesa, forse la colpa poteva essere di Allegri. Se Spalletti non è stato in grado di farlo, forse il problema era la nazionale e tutte le sue particolarità. Ma ora siamo al terzo allenatore che in pochi mesi sembra non sapere cosa farsene di Chiesa. Un allenatore che forse gli preferirebbe addirittura Salme Kers, oltre a Nico Gonzalez, che ormai sembra un passo dalla Juve. Ai discorsi di natura tattica, bisogna anche aggiungere tutti i discorsi relativi al fisico di Chiesa. Bisogna aggiungere l'ingaggio, che partirebbe minimo da 4,5, ma si dice che al Beşiktaş ne abbia chiesti addirittura 9.
9. Bisogna aggiungere che forse Salmakers non è un fenomeno, ma in una squadra già sbilanciata come la nostra è sicuramente utile avere un esterno in grado di difendere. E questo è anche forse il motivo per cui Alexi è rimasto al Milan così tanto tempo. Prendere Chiesa, anche scambiandolo con un giocatore non titolarissimo come Salmakers, non sarebbe privo di rischi. Anzi, direi che i rischi superano i benefici. Chiesa verrebbe in una squadra dove gli infortuni si propagano come un virus. Verrebbe a prendere il posto di un giocatore che in questi primi scorci d'estate è un po' amato da tutti. E al momento non so quanta gente preferirebbe Chiesa ad Alexi, sia parlando di milanisti che di juventini. Chiesa e Salmakers sono un po' uno l'opposto dell'altro. Alexi è ormai una certezza, conosci i suoi limiti, ma almeno sai cosa può darti. Sei sicuro del suo rendimento. Chiesa è invece un atto di fede. Se lo prendi, è perché speri che possa diventare il giocatore ammirato anni fa, anche se la logica forse te lo sconsiglia del tutto. Alexi, noi milanisti lo conosciamo ormai da 5 anni. Ha sempre avuto grandi colpi e in diverse partite lo trovi dappertutto. Ma in generale, credo sia un giocatore da 6-6 e mezzo. Utile perché dà equilibrio. Ma se un anno fa tutti volevamo prendere un nuovo esterno destro, credo che un motivo ci sarà anche stato. Alexi non ha mai fatto un salto di qualità, e in questo senso forse ha un altro punto in comune con Chiesa. Ma tra i due, su Chiesa ho ancora qualche speranza che possa tornare il giocatore formidabile di qualche anno fa, nonostante il crociato e i 2 anni neri. Alexi mi sembra più continuo e non si rompe mai, ma non penso possa diventare molto di più del giocatore che abbiamo visto sia al Milan che al Bologna. Però chissà, magari quest'anno farà 10 gol e 10 assist. Non sarebbe la prima volta che un giocatore ha un exploit simile. Non posso negare che la scommessa Chiesa, alle giuste condizioni, su di me ancora eserciti un certo fascino, nonostante tutto quello che ho detto finora. D'altronde, crociato a parte, un anno fa c'erano dubbi simili su Pulisic. E se devo pensare a un giocatore da metodo Moneyball, Chiesa mi sembra l'esempio perfetto. Ha un potenziale elevatissimo, è in cerca di riscatto, ancora non è vecchio e già conosce il campionato italiano. Il fatto che verrebbe come riserva, quindi con ancora meno peso sulle spalle, mi farebbe abbastanza gasare. Poi ovvio, se Salmakers facesse davvero un salto di qualità, non avrebbe il minimo senso puntare su Chiesa. E a oggi forse pure per Alexi bisognerebbe fare un atto di fede. Forse pure lui può ancora esplodere. Alexi è più giovane di Chiesa, è più integro, sa giocare in qualsiasi zona del campo, è più difensivo, è stimato dall'allenatore e prende meno, cosa che in questo Milan male non fa. Ma il mio dubbio resta: Alexi potrà mai diventare più di così? Anche per lui si potrebbe fare un atto di fede? Non lo so, ma d'altronde non so neanche se Chiesa possa davvero tornare il giocatore di qualche anno fa. Ma dato che già abbiamo Chukwueze, Pulisic, Leao e Okafor, staremmo comunque parlando di giocatori dall'importanza relativa. E quindi lanciarsi forse in una scommessa come Chiesa potrebbe starci. O forse anche puntare su una comoda certezza non sarebbe male. È l'eterna lotta tra scienza e fede. Se avete visto Lost, sapete chi vince. O forse no. In realtà il finale non l'ho neanche capito, come quello di questo video. Anche perché alla fine non è neanche detto che Milan e Juve parleranno mai di questo ipotetico scambio.